Ciao a tutti! Ma secondo me in realtà è un bel punticino, perché sono d'accordo sul fatto che se avessimo giocato come abbiamo fatto nel secondo tempo e non come abbiamo fatto nel primo, magari la partita poteva andare in maniera diversa e poteva andare ancora più diversa se Murillo avesse fatto quel gol su quella grandissima occasione che ha avuto. Però dato che le cose non sono andate così, ma bensì in maniera diversa, secondo me è un bel punticino. Un punticino da tenersi stretto, non dico che è un punticino d'oro, perché non è che ci sono state le condizioni tali da poter dire così, però è un bel punticino, soprattutto per come si è messa la partita. E non scordiamoci, cosa molto importante, secondo me è la più importante, che è vero, abbiamo giocato contro il Cosenza, che è una squadra che è una promossa per noi, ma il Cosenza è pur sempre comunque una buona squadra, soprattutto quando gioca in casa, che come sappiamo, principalmente per un discorso di tifo, secondo me è una squadra che può essere stile a chiunque, anche magari alla prima della classe, non dico da quella che è ora, ma magari nel giro di ritorno, ecco. E quindi è un bel punticino. Da recriminare c'è il fatto che, come stavo appunto dicendo, la curiosità rimane, perché se avessimo giocato come abbiamo fatto in secondo tempo, nel primo tempo magari forse le cose potevano andare in maniera diversa, però appunto così non sono state, ci siamo fatti abbastanza schiacciare la Cosenza nel primo tempo, non dall'inizio ma dopo secondo me l'occasione di Murillo, e quindi questa serie un po' ti rimane, cioè rimane più che altro la curiosità di sapere come andavano le cose. Però purtroppo, quantomeno ieri, la partita è andata in questo verso qua e per fortuna secondo me siamo poi riusciti in grado, siamo stati in grado di ottenere questo pareggio che poi appunto ci ha permesso di portarci a casa un punto, che ripeto, sia chiaro, secondo me è un bel punticino. E basta, perché bene o male la partita più o meno, cioè il commento, una sintesi, diciamo, è andata così, anzi il commento è mio, ma parlando proprio della partita in sé per sé è andata così. Praticamente sono state, cioè la partita è stata giocata, calcolando poi, non scordiamocela mai, la stanchezza da parte di tutte e due le squadre, più che altro allo stesso modo, agli stessi ritmi, però la differenza qual è stata? Che nel primo tempo, anzi nella gran parte del primo tempo, la partita l'ha fatta il Cosenza. Nel secondo tempo, probabilmente anche per il discorso del vantaggio del Cosenza, è stata fatta invece da Livorno. Cioè diciamo è stata una fotocopia però a parti invertite. Una volta il Cosenza nel primo tempo e nella seconda parte di partita, appunto nel secondo tempo, il Livorno. E io comunque dico che per quanto Livorno nel primo tempo non abbia, questo è un commento mio, appunto, non abbia fatto una bella prestazione, un bel primo tempo, cioè, su tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del gioco che di concentrazione, cattiveria, insomma tutte le cose. Nel suo tempo invece Livorno diciamo, mi è piaciuto dal punto di vista di voglia di riscatto, ecco, di cercare comunque appunto il pareggio che poi meno male è arrivato. Non in maniera fortunosa, perché è vero, Livorno non ha fatto chissà quali grandi cose dal punto di vista di occasioni, però come ho già detto prima, il secondo tempo è stato diciamo giocato nella metà di campo del Cosenza, perché prevalentemente il pallone del gioco ce l'ha avuto Livorno. Quindi cosa voglio dire con questo? Che Livorno, a parer mio, ripeto, siamo sempre inizi, è difficile dare un giudizio completo, però ha dimostrato che se riesce ad esprimere, tra virgolette, il suo gioco e più che altro a tirare fuori, lasciatemi dire, i coglioni, può dar fastidio a chiunque anche quando gioca fuori casa. Il problema appunto è riuscire a trovare questa condizione qua, sia dal punto di vista del palleggio, del gioco, ma soprattutto dal punto di vista mentale. È vero, io sono d'accordo anche sul fatto che dice che Livorno è cambiato, ma non sono stati cambi. È vero, va detto che Diamante è uno che quando può deve giocare sempre, perché ti cambia veramente la partita. Se comunque anche lui è in forma, poi ci può stare che anche se il giorno gioia magari non è in forma e faccia tra virgolette ride, mettiamolo così, può succedere a morte. Però in queste tre partite con Diamanti si è sempre visto un Livorno diverso. La cosa brutta è che Diamante ha una certa età e magari anche la condizione fisica a lungo andare può, per via soprattutto dell'età, diciamo, essere sempre più scarsa, più precaria, diciamo così, e quindi in sequenza lui si mette tutti i 90 minuti, anche se lo mette all'inizio non lo può fare, o perlomeno se ne può fare, ma poi accusa e magari già male. Però, ripeto, è vero, anche con cambi e tutto, però se noi Livorno ha con determinate formazioni e con determinati uomini in campo,
una certa qualità. Ma io di queste tre partite, nonostante alla fine non siamo ancora riusciti a vincere nemmeno una, siamo a un punto dopo tre partite e la situazione non è delle migliori, se si vede la classifica, ma secondo me il Livorno a ora, anche se ripeto, è presto per dirlo, però mi sto riferendo a queste tre partite qua, secondo me ha dimostrato che la qualità per rimanere nella categoria, almeno la categoria ce l'ha. È vero, mi tocco perché non siamo mai, ripeto ancora una volta, perché voglio, ho sempre pure essere frainteso, siamo all'inizio e è, diciamo, forse presto per dire questa cosa qua, però in queste tre partite, nonostante i risultati poi non siano venuti, a partire il primo punto fatto ieri, Livorno secondo me ha dimostrato che la qualità, soprattutto quando gioca in un determinato modo e con determinati giocatori, ce l'ha. Questa è un'extra che ho voluto aggiungere. Insomma, detto questo, niente, ci risentiamo, è davvero dovrei vederla, quindi in sequenza dovrei avere l'opportunità poi di fare il classico video commento con la prossima partita, che dovrebbe essere martedì se non sbaglio, sempre pure a dirlo perché quest'anno soprattutto ogni volta c'è il rischio che cambino i giorni e l'orario delle partite, e dovrebbe essere martedì, l'orario non ve lo dico, andate a vedere perché appunto se poi cambia dite no, te vi detto, quindi non lo dico. Martedì in casa contro Lecce, secondo me, lo dico anche questo toccando perché non si sa mai, potrebbe essere la volta buona che riusciamo a fare i nostri primi tre punti, ecco, mettiamoci, riusciremo a vincere la partita. Secondo me le possibilità, se la squadra gioca soprattutto, cioè la concentrazione è giusta e appunto c'è anche la voglia di fare tre punti, secondo me c'è la possibilità contro il Lecce di portarci a casa appunto la prima vittoria del campionato. Speriamo, non dico niente, mi ritocco, speriamo. Detto questo, appunto, ci vediamo nel prossimo video. Spero possa essere quello contro il Lecce. Spero anche di commentare magari con il super sorriso, perché appunto il Livorno è riuscito poi a portarsi a casa tre punti. Chi lo sa, vedremo. Via, vi aspetto. Ciao!